Parigini divisi sull'accoglienza delle Olimpiadi nel 2024. La città è stata scelta dal Comitato Olimpico per ospitare la prossima edizione dei giochi. C'è chi ha accolto la notizia con entusiasmo e chi invece si dice deluso. Ça fait du bien par rapport à l'actualité en ce moment, È un bene rispetto all'attualità del momento che viviamo, dice Katia, parigina di 36 anni. Un po' di freschezza. Si tratta di sport e lo sport unisce tutti e questo è il massimo. C'est génial. È geniale organizzare qui i giochi olimpici, sottolinea Filippo. 50 anni e penso che economicamente sia una buona opportunità. Potremmo affittare per un mese i nostri appartamenti a costi super, dice Charles Alexandre, trentenne, e finanziare così le nostre vacanze. I parigini lasceranno i loro appartamenti ai turisti. Sì, sono contento che i giochi arrivino a Parigi. Apriremo il nostro paese alla novità, al turismo, così rilanceremo l'economia, afferma Charles, ventenne. Più critica Laurence. Non porterà grandi cose, si faranno infrastrutture che non serviranno poi a nulla. Vediamo bene quello che è stato in altri paesi. Costerà caro e poi si rovinerà tutto. Non ce ne facciamo nulla, è un prestigio di facciata. Anche Christelle, 28 anni, si dice scontenta per la notizia. Sono molto divisa perché sarà molto complicato per i parigini con i mezzi di trasporto e tutti i disagi che porterà.